dal 1980, sono 36 anni, 36 anni che io sto cercando in tutti i modi leciti e legali di ottenere soddisfazione. Allora, questo è una prima lettera, non si vede bene qua, ma la trovate anche su Alba Mediterranea. Esattamente. La troverete, ancora non c'è, domani ci sarà, che è una lettera del 21 aprile del 2016 da parte del difensore civico della Regione Lazio. Perché ho detto, va bene, a me non mi rispondono, né con le buone né con le cattive, nel senso attraverso anche azioni di vario genere, azioni sempre legittime, e facciamogli scrivere dal difensore civico della Regione Lazio, che è un'autorità superiore a loro sotto questo profilo, gli dovranno rispondere. E invece il 21 aprile scrive, non rispondono, il 28 maggio riscrive e finalmente rispondono, ma non a tema, perché l'oggetto della richiesta è sempre, ricordiamocelo, la richiesta di notizie relative al mancato rilascio della concessione edilizia 36 del 1980. E adesso poi vi farò vedere anche tutto quello che riguarda questa comunicazione. Quindi il 21 non rispondono, il 28 maggio riscrive dopo un mese e mezzo, quasi, finalmente a luglio rispondono, a giugno rispondono, fischi per fiaschi, ovviamente, perché la domanda è chiara, mi devi rispondere su perché non mai rilasciato questa licenza che era stata approvata. Allora, passa qualche settimana, io ovviamente faccio opposizione a questa risposta sul nulla, il difensore civico su mia direttiva riscrive di nuovo al Comune di Formello a inizio settembre, il 22 settembre, e scrive ricordando appunto che non hanno risposto nel merito e finalmente non rispondono di nuovo il 28, dunque aspetta dove sta, mi pare il 28, vabbè adesso non mi ricordo, non importa. Vabbè, il 28 ottobre di nuovo scrive il difensore civico e finalmente il 15 o 16, no, il 24 novembre risponde finalmente il Comune di Formello tramite la dottoressa direttrice generale del Comune di Formello, Vitaliana Vitale, la quale adesso ve lo leggo perché è troppo bello. Allora, tralascio la sintassi, che è una cosa oscena, e scrive proprio così: con riferimento al sollecito ad ogni buon fine, si allega alla presente, si fa presente che questo ufficio non può fornire a distanza di 36 anni motivazioni non rinvenibili da atti e documenti ufficiali. Come previsto dalla norma di riferimento, il diritto di accesso si esercita a riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dalla stessa amministrazione, non essendo tenuta la stessa amministrazione ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. D'altra parte, non risultano ricorsi o azioni intentate dallo stesso signor Ferriani all'epoca del mancato rilascio della concessione edilizia richiesta, appunto risalente agli anni 80, viceversa, gli atti risulta la domanda di concessione sanatoria, eccetera, eccetera, tralascio tutto il resto. Allora, io sono andato ad analizzare la questione e che cosa ho trovato? Ho trovato che non è per niente, come dice la signora Vitaliana Vitali, e cioè c'è la Costituzione che l'articolo 3 prevede alcune cose che tralascio perché ve le andate a leggere, ma soprattutto c'è l'articolo 822 del demanio pubblico, del codice civile a proposito del demanio pubblico. L'822 dice: appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i terreni, eccetera, eccetera. Tralascio, ve lo andate a leggere, ma soprattutto fanno parte del patrimonio del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, è anche a Stato le strade, le autostrade e poi ancora le raccolte dei musei, le pinacoteche e gli archivi. 823. Ripetilo per favore.
fanno parte del patrimonio del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, anche le pinacoteche, gli archivi, le biblioteche, eccetera, eccetera. Tralascio. 800... Tutti gli articoli, tutti gli archivi. Tutti, non qualcuno più rilevante o meno, tutti. Perché qualsiasi archivio può essere rilevante ai fini informativi. Demoscopici, statistici, storici, archivistici. Non questo. Allora, come ci insegna l'archivio, come ci insegna l'archivio del Vaticano, che tu vuoi andare a vedere il numero di scorregge che ha sparato a San Pietro. C'è scritto. Certo. Allora, articolo 823 del Codice Civile. Abbiamo visto quello di prima, era l'822. L'823, condizione giuridica del demanio pubblico. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Articolo 824 del Codice Civile. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali. I beni della specie di quelli indicati nel secondo comma 822, se appartengono alle province e ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Quindi, adesso ci arriviamo, tralascio tutta un'altra parte che non sto a dire, vediamo che dice allora la legge. Gli articoli 822, 23 e 24 del Codice Civile stabiliscono che gli archivi e i documenti degli enti pubblici sono soggetti al regime del demanio pubblico e pertanto sono inalienabili. Inoltre, il Codice dei Beni Culturali, decreto legislativo numero 42 del 2004, stabilisce che tutti i documenti ed archivi degli enti pubblici appartengono al patrimonio culturale nazionale, articolo 2 e 10. Secondo tali norme, gli archivi e i documenti pubblici sono sempre da considerarsi beni culturali indipendentemente dalla loro età, dalla tipologia o contenuto. Dunque, tutti i documenti prodotti, ricevuti o conservati a qualsiasi titolo di una pubblica amministrazione possiedono fin dall'origine la duplice natura di atti pubblici e beni culturali. Tralascio tutta una serie di altre cose, la necessità di tutelare gli atti pubblici è evidente in quanto portatori e testimoni di diritti e di interessi pubblici privati. Tali atti vanno preservati da ogni alterazione, falsificazione o sottrazione, evitando ogni forma di uso improprio. A tal fine, nel corso degli ultimi anni, un articolato corpus legislativo, non sempre di facile interpretazione, ha tentato di disciplinare vari aspetti della gestione documentale, quali la produzione, la conservazione e la trasmissione degli atti, a partire dal DPR 445/2000, la tenuta dei documenti informatici, decreto legislativo 82/2005, l'accesso alle informazioni, la legge 241/90, la tutela dei dati personali sensibili, decreto legislativo 196/2003. E anche la normativa sui beni culturali prescrive l'obbligo di garantire la protezione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza e la pubblica fruizione, adottando nel contempo tutte le misure idonee a limitazioni e situazioni di rischio. Tralascio altro, agli stessi soggetti è poi attribuito l'obbligo specifico di conservare, ordinare, inventariare i propri archivi, eccetera, eccetera. Quindi da intendersi come dovere di predisporre, eccetera, eccetera. Occorre inoltre tenere presente che anche il DPCM del 21 marzo 2013, emanato ai sensi dell'articolo 22 del Codice Amministrazione Digitale, è finalmente intervenuto sulle questioni di documenti analogici, eccetera, eccetera. Tralascio altro. Ne consegue, dopo tutto quello che abbiamo detto, che ogni azione contraria alla norma di buona conservazione dei documenti, ivi compreso il semplice comportamento omissivo o l'abbandono in stato di incuria degli archivi, costituisce una grave violazione di legge a carico del funzionario o del pubblico amministratore responsabile. A seconda del reato sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 160, 169, 171, 173, 174 e 180 del decreto legislativo 42/2004, nonché gli articoli 328 e 650 del codice penale. Entrando nel merito, alla signora che ha scritto finalmente quella risposta da, diciamo, persona poco edotta, diciamo, per essere molto cerchiamo gentili. Di essere nei confronti di una signora che tra l'altro ha un nome molto vicino al mio, non è lo stesso, cari amici, non è lo stesso. Allora, cerchiamo di essere cavalieri. Gentili. Ecco. Preso atto di quanto sopra, ne consegue che la dottoressa Vitale, e qui va detto, dichiara il falso quando dice
si fa presente che questo ufficio non può fornire distanze di 36 anni, e che vuol dire? In quanto pubblica amministrazione è tenuta a fornire motivazione e giustificazione della sua lecita dichiarazione in qualunque momento. Quindi, punto 2, motivazioni non rinvenibili da atti e documenti ufficiali, cioè vuol dire che ti sei perso i documenti e quindi sei ancora di più in, condannabile, diciamo, in dolo, no? Quantomeno. Poi, punto 3, come previsto dalla normativa di riferimento, falso, perché la normativa di riferimento che lei non ha citato, ma io ho citato, invece dicono esattamente il contrario, cioè che lei ha l'obbligo di detenere i documenti, di conservarli e di gestirli al meglio. Punto 4, il diritto di accesso si esercita in relazione a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta detenuti dalla stessa amministrazione, il che sta chiaramente a dire che i documenti giustificativi del mancato rilascio della mia concessione edilizia non sono più rintracciabili, quindi ammette pure di averli persi, no? Oltretutto. Poi, appunto 7, d'altra parte non risultano ricorsi e azioni intentate dallo stesso signor Fenieri all'epoca del mancato rilascio della concessione edilizia, eccetera. Falso, perché nel frattempo, in tutti questi anni, io ho depositato qualche centinaio di querele contro questo comportamento indebito. Quindi, è indegno. Indegno, oltretutto. A mio modesto parere, quindi, appare la lampante volontà di esimersi dalla responsabilità personale e collettive, cercando di supportare tesi del tutto evanescenti e tentando in ogni modo ed ancora di evitare di rispondere nel merito. D'altra parte, pure se loro si sono persi i documenti, ci sono sempre i miei documenti, quelli che ho io, e su quella base tu potresti, non tu potresti, tu devi rispondermi entrando nel merito e dicendomi perché, il motivo del perché non mi hai più rilasciato la mia concessione edilizia approvata dalla commissione edilizia. Poi, sempre su questa, diciamo, strada, su questo percorso, ulteriore e terza denuncia, sempre riguardante i fatti miei, ma che va visto generalizzando anche il fatto di tutti quanti. E questo è contro una decina di personaggi che è inutile che elenco, fra cui anche quelli che ho elencato prima, che hanno diciamo, posto in essere un comportamento davvero poco dignitoso. Tralascio tutte le varie diciamo, situazioni, diciamo, interlocutorie e quindi non essenziali, per andare al punto. Qui il punto è che, oltre ad esserci una legge in merito importante, anzi non una legge, una serie di leggi importanti a partire dalla 24190 e prima ancora... E quella è importantissima, 241, ricordiamocelo, sì, bene. Certo. Allora, ricordo, fra l'altro, l'articolo 2 bis della legge appunto 241-90, che dice, all'articolo, prevede, e che prevede questo articolo 2 bis, che è stato introdotto nel 2009, perché la legge è del 90, ma su quella fase lì poi ci sono, sì, stati una serie di aggiornamenti, tra cui questo del 7... articolo 7 della legge 69-2009, che prevede a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di risarcimento del danno ingiusto. Quindi il Comune di Formello deve anche stare molto attento a risarcirmi 36 anni di mancati godimenti dei miei diritti. Esattamente, più e lo tutto, faremo. Più e quello lo di danni morali, esistenziali, relazionali, eccetera, eccetera. Non gli scanso e non gli scampo manco un centesimo, ovviamente. Ecco. Allora, qui tralascio. Ecco, anche dunque, ove il procedimento ove il procedimento consegua obbligatoriamente un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Sempre, come un giudizio in tribunale, cioè tu non puoi iniziare un processo penale e poi lasciarlo vacante per 36 anni, cioè tu in un tempo umano devi concludere e dare una risposta, uscire una sentenza e quindi su quella sentenza poi uno discute, no? può obiettare, può agire, invece 36 anni di silenzio assoluto. Allora,
anche fin dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 1034 del 1971, quindi parliamo di quasi 45 anni fa, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 205 del 2000, ha previsto il risarcimento del danno in ogni caso di giurisdizione del giudice amministrativo e dunque anche nel caso di comportamento silente della pubblica amministrazione. Tu non mi rispondi e paghi! L'articolo 20 della legge 241 stabilisce il principio generale che nei procedimenti a distanza di parte per il rilascio dei provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimenti di accoglimento della domanda se la medesima amministrazione non comunica all'interessato nel termine previsto dal provvedimento. Questo è l'unico vero significato della parola silenzio assenso. Certo. E non altre cose. Assolutamente non altre cose come vogliono questi signori. Altre argomentazioni, perché troppo in dettaglio, altrimenti non la finiamo più, però qui ci sono altre fattispecie di reato che non sto a dire per altri fatti importanti sempre coinvolti in questa storia. No, questa la voglio dire perché allora io quando appunto sottoposi il mio progetto edilizio all'attenzione della commissione edilizia per avere la concessione, per avere il parere favorevole alla concessione, dovetti soggiacere alla richiesta che era anche giustificata e quindi condivisibile. Tant'è che io poi mi sono comportato di conseguenza, per cui il comune mi diceva no, che la cubatura della mia casa era esorbitante rispetto, eccedente, allo rispetto allo spazio del terreno che aveva un indice di fiabilità molto basso, che pur avendo 5.000 metri di terreno non riuscivo a completare la volumetria. Allora che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto comprare altri 5.000 metri di terreno, sempre dallo stesso venditore, che guarda caso era all'epoca il direttore dell'ufficio tecnico urbanistico del momento, e con il quale poi, a titolo di possesso di questi 10.000 metri, potei appunto ripresentare il progetto e la commissione edilizia lo approvò. Solo che nel frattempo, in questi 36 anni, su quel terreno di 5.000 metri eccedenti che io ho comprato, di cui ho comprato l'indice di edificabilità, ci hanno costruito altre 4 ville, non una, 4, il che non si può fare. E come? Perché avendo il coefficiente di edificabilità comprato io, l'edificabilità su quel terreno ad libitum, in eterno, è mia. Se tu vuoi costruire lì, mi devi dare lì i soldi, mi dici... No, Orazio, tu hai il diritto di impossessarti dei quattro palazzine, delle quattro ville. E qui c'è tutta una serie di sentenze della Corte di Cassazione, penale, su tutto quello che sto dicendo, e quindi il motivo è chiaro a questo punto, il motivo per cui il Comune di Formello non mi risponde, è perché non sa che pesci prendere. Perché dovrebbe cacciare via quelle quattro famiglie che stanno nelle quattro ville e darmi le ville a me. Certamente. Quello dovrebbe fare per legge, non sa come uscirne. E però deve uscirne. Perché questa cosa non può più essere sostenibile. Fra l'altro, quelle ville sono state costruite non con un progetto edilizio come il mio, ma abusivamente. Con la tolleranza e il supporto della pubblica amministrazione formellese. Del comune, lo so, spero che qualcuno di Formello mi denunci, così andiamo in tribunale. È già stato fatto altre volte, ma abbiamo sempre vinto, perché quello che dico io è vero ed è inconfutabile. Allora, eccolo qua, tale decisione, tralascio il motivo, gli effetti che derivano dalla cessione di volumetria hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. È chiaro?
Insomma, ecco, questo per dire che quelle lettere che prima dicevamo la signora non spediva. Non spediva, non rispondeva, come tutti i suoi predecessori, ovviamente, è motivata da queste cose che sto dicendo. Allora, questo è il progetto, si vede poco, ma è la copia del progetto autorizzato, approvato dalla Commissione Edilizia. Fra gli altri, questo è il mio, il primo qua in alto. Questo è il progetto originario spedito, presentato, in cui si vede che c'è questa area nera che è l'area che era posseduta inizialmente. Questo che si vede successivamente è il progetto approvato. Ecco qua il timbro approvato, non si vede bene, ma nell'originale si vede benissimo. E qua c'è tutta questa fascia, tutta, che non è più solo questa parte qua, ma è questa parte qua, e quindi è il doppio del terreno che c'era prima, e per cui risulta che io sono possessore di 10.000 metri, come risulta anche da questo atto del Comune di Formello, come risulta anche da quest'altro atto, dato atto d'obbligo notarile, come risulta, eccolo qua, 10.000 metri, dove sta, aspetta, come risulta, eccolo qua, 10.000 metri quadri, qua dove c'è il dito, 10.000 metri quadri, come risulta pure da quest'altro documento, questo qua, in cui il Comune di Formello riconosce il mio atto di possesso con timbro e protocollo del 30 settembre 1980. Sì, 30 settembre 1980, eccetera, eccetera, eccetera. È solo questa, è solo una parte dei documenti, ovviamente. Questo per dire che se uno ha dei diritti, ma si mette contro il potentato locale o nazionale o anche di più ampio raggio, tu puoi avere tutti i diritti che vuoi, ma non gliene frega assolutamente niente. Siccome però io sono uno che so più testardo dei sardi, una volta dicevano i sardegnoli, cioè avevano, c'erano la goccia dura come i siciliani, no? Beh, io non sono né siciliano né i sardo. I somari sardegnoli avevano la goccia dura. Non sono né sardo né siciliano né somaro, e però c'ho la goccia dura, io sono una goccia tosta, come si dice a Roma. E quindi non mollo. Manco dopo 37 di pignorare l'amministrazione, sì, cioè sì. Pignorare il comune di Formello. Faccio firmare l'atto di pignoramento. Il blocco immediatamente al comune. Vediamo cosa succede. Visto che dobbiamo concludere, io prima avevo presentato alcuni articoli di questo bellissimo numero del quotidiano La Verità. E concludo con questo articolo dedicata, vedi caso, no, non sapevano più che cosa inventarsi. Allora, l'epidemia di meningite, c'è scritto l'epidemia inventata. È tutto inventato, l'hanno fatto tante volte. Diciamo, allora, da almeno 3 decenni abbiamo anche le statistiche. Anche il Censis che dice, o Istat è uguale, che dicono che ci sono circa 15 situazioni di mortalità all'anno per meningite. Addirittura l'anno scorso non c'è stata nessuna morte, nel 2015 non è morto nessuno di meningite. Quest'anno, siccome sono morte 16 o 18 persone, adesso non mi ricordo bene, 2016, oddio, è esplosa l'epidemia, cioè, siamo alla follia, cioè proprio alla paranoia. Ma l'hanno già fatto con la buca pazza, l'hanno già fatto. No, ma il bello hanno comprato 200 milioni per comprare le dosi di vaccino che sicuramente rimarranno lì come quelle per la buca pazza che l'hanno fatte quel mese e mezzo. Con la viaria, certo. Che poi sono state buttate via. No, questa è l'operazione che si fa abitualmente in Italia, anche in altri paesi. Però da quanto mi risulta, mi pare che per quanto riguarda la Francia, il ministro della sanità, mi pare,
non ricordo bene, fu processato e condannato, sì, e sì. Qui non si condanna nessuno, i soldi che vanno all'industria farmaceutica sono santi, sono proprio santi, ci salva dalle peste, no? Come si diceva una volta, l'industria farmaceutica ci salva dalle tarme, capito? È tutto lì, cari amici, è qui, dove dice, vedi, appena no, questo, eccolo qui, la psicosi meningite è solo nella testa dei giornalisti, eccolo, ma io direi nella scarsella. E i giornalisti prezzolati. Ho detto nella scarsella dei giornalisti, meno di 2000 contagiati e di 200 decessi l'anno. Eppure, mentre i casi calano del 24%, i titoli dell'ANSA crescono del 189%. I produttori di vaccini ringraziano. Dopodiché, cari amici, se potevamo dire qualcosa sull'industria farmaceutica, mi sembra che l'abbiamo già detto. Va bene, allora, sempre... So long. E rigido. Oh, poi abbiamo parlato di quella importantissima... libro di cui consiglierei, ce l'hai a portata di mano? È qua dietro, mi pare, qua dietro da te? No? Non è lì? Aspetta che... È il libro importantissimo, cari amici... Forse lì, per terra? Ecco. Dov'era? Ah, eccolo qua. Cari amici, guardate, imparerete molto, vedrete che ci sono state anche... sentenze molto importanti a tutela di persone, ad esempio come Orazio, che hanno avuto la forza e il coraggio di perseguire e di chiedere quello che gli doveva essere dato. Questo è il volume che dovete comprare. Vi invito vivamente, chiunque di voi abbia voglia, veramente voglia, di battersi per avere giustizia, questo è il volume che dovete comprare. Sono due volumi, si trovano in edicola e sono stati stampati da a cura del Sole 24 Ore.